Cilento International Music Festival e mercatini artigianali. Successo per la duplice manifestazione tenutasi al Palazzo Baronale dei Concilis di Tor Chiara nel tardo pomeriggio di domenica 10 novembre. Gli splendidi saloni hanno accolto queste due manifestazioni di musica ed artigianato a promozione del territorio, supportate dalla BCC Buccino Comuni Cilentani, che affianca l'associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea, Comune di Tor Chiara, la dimora d'epoca Borgoriccio, nella realizzazione di questi particolari eventi. Molteplici gli artigiani che hanno esposto le loro preziose e raffinate creazioni nel corso del mercatino artigianale che si terrà ogni seconda domenica del mese fino ad ottobre 2020, contestualmente ai 12 appuntamenti in programma del Cilento International Music Festival, presentando le loro opere al pubblico per creare contatti, per far conoscere le proprie attività manuali, per formare un centro di interesse per l'artigianato artistico presente e poco conosciuto nel Cilento. Dal 2019 il Cilento International Music Festival si arricchisce ancora di più con la rassegna Smart Collection, dedicata ai giovani musicisti emergenti. L'idea nasce dall'esigenza di creare nuove opportunità di visibilità per i giovani talenti in continuità con il Festival internazionale, per favorire un'eccellente carriera artistica. La direzione artistica, affidata a Luciano Tortorelli, Mauro Tortorelli e Angela Meluso, forti di un'esperienza organizzativa e di una bravura musicale riconosciuta ai più alti livelli, ha ideato, in collaborazione con l'Ufficio Politiche Sociali della BCC, questa rassegna di giovani musicisti emergenti. Il presidente Lucio Alfieri ha subito aderito al progetto musicale, assicurando non solo il sostegno economico, ma contribuendo alla programmazione dell'evento che si pone nel Cilento tra le rassegne più impegnative e di alta espressione artistica. Il primo appuntamento di domenica 10 novembre ha ospitato l'applaudita ed apprezzata performance dei maestri Gianluca Cappetta, chitarra, e Luigi Gordano, baian. Musica ed arte, per un anno, si fondono quindi per vivere un momento magico nel favoloso scenario di una splendida dimora signorile, producendo effetti positivi non solo per la crescita culturale del comprensorio, ma favorendo anche una crescita delle presenze turistiche nel territorio.